cosa vedremo oggi? Quindi vedremo come impostare le campagne pay per click su Google Ads, un po' di configurazione iniziale dell'account e l'attivazione delle prime campagne. Vedremo come scegliere le keyword attraverso l'uso del keyword planner, lo strumento di pianificazione di parole chiave in italiano, più partiremo anche dall'analisi del target, perché è fondamentale capire a chi andiamo a proporre la nostra realtà ricettiva. Poi vedremo un po' i gruppi di annunci, quindi entreremo sull'operatività, su come strutturare correttamente le campagne pubblicitarie. Vedremo un po' di copy, perché come sapete le campagne su Google Ads, quelle di ricerca soprattutto, il ruolo del copy, quindi il testo che andiamo a scrivere negli annunci, è fondamentale. Faremo una bella parentesi anche sulle estensioni, che sono tutti gli elementi aggiuntivi che adesso vedremo insieme su come devono essere configurati correttamente, e infine vedremo anche come andare poi a analizzare le performance, perché è vero che è bene strutturare correttamente le campagne, ma è anche altrettanto importante capire e leggere i dati. Se non riusciamo a capire quando una campagna sta performando bene o sta performando male, e soprattutto come prendere i dati fondamentali della campagna per cercare di migliorare le nostre performance. Il vostro account analytics deve essere collegato con i booking engine, quindi sono tre attori principali che nel complesso devono lavorare: ads per portare traffico, analytics per tracciare le performance di questo traffico sul sito, e il booking engine, che è quello in cui avviene la conversione vera e propria, la prenotazione tramite il nostro sito. E come viene calcolato questo ad rank? Utilizzando due parametri. Il primo è il cost per click massimo, il famoso max CPC, quindi quanto sono disposto a spendere io inserzionista per ricevere un click, e ora vedremo come definirla questa cosa. Più l'altro aspetto, a volte trascuratissimo da parte di tanti albergatori, è il quality score, il punteggio di qualità, che è un aspetto fondamentale, perché grazie a questo quality score, che è un valore che va da 1 a 10, e all'interno magari della campagna Italia farò due gruppi di annunci, una legata all'offerta per, non so, Capodanno, e una legata all'offerta per Pasqua. Sono due target completamente diversi. Quali sono le regole da seguire per impostare campagne su Google Ads? Allora, innanzitutto una campagna per ogni area geografica. Fondamentale questa cosa. Diciamo, nel primo caso sicuramente occupo parecchio spazio e mi faccio notare di più rispetto a questo. Come punto di partenza e di nuove campagne, io vi suggerisco sempre di utilizzare traffico sul sito. Induci gli utenti giusti a visitare sul tuo sito web. Che tipologia di cliente ha? Ha una clientela da tutta Italia? Benissimo, allora il target deve essere Italia. Ha una clientela prevalentemente che mi arriva da Lazio, Lombardia, Campania e Sicilia? Le altre regioni non mi interessano, comunque non ho volumi di ricerca da quelle zone? Benissimo, limiterò la visibilità su alcune regioni. Sono considerazioni che poi vado a fare in base al mio target, no? Quindi in questo caso lasciamo Italia. A cosa dare la priorità? Quindi che tipo di offerta fare? L'offerta classica è il cost per click, quindi io voglio offrire massimo 1 euro per click, 1,50 euro per click, 50 centesimi per click, sulla base di alcuni parametri. Poi ci sono anche altri modelli per ottimizzare, che come vedete in questo caso non sono attivi, perché? E lui adesso ovviamente va in controllo, questo qua vi fa vedere l'esempio, vedete nei dintorni, le offerte, i nostri appartamenti. E come punto di partenza è un'ottima strategia. Poi vediamo call-out. Call-out, come sapete, sono tutti quelle piccole parole aggiuntive, caratteristiche che posso aggiungere, che è un tool che trovate cliccando qui in alto, su strumenti e impostazioni, vedete? Nella prima colonna c'è strumento di pianificazione delle parole chiave. È un range abbastanza ampio, però ci fa capire che il nostro ROI20 che abbiamo messo prima possiamo anche ridimensionarlo un po' e mettere magari come cost per click massimo non più un ROI20, ma abbassarlo un po', metterlo magari a 0,60 centesimi, ok? Un po' più sopra rispetto all'offerta massima che viene indicato qui in questa colonna. Facciamo salva e continua e siamo a posto. La campagna è pronta sostanzialmente. Ci fa un piccolo recap, ci dice che partirà oggi, il budget giornaliero, 2100 impression, 620 click, quindi tra tutte le quattro campagne questa è in assoluto quella che ha il CTR molto più alto rispetto a tutte le altre, e un cost per click più basso di tutti. Quindi potrei dire: guarda, questa campagna secondo me è quella che performa meglio. Lato tecnico è vero, tra queste quattro campagne questa è quella che tecnicamente performa meglio, ma se vado a vedere il lato business, questa prenotazione mi ha portato 1300 euro di prenotazioni,
ed è costata 117 euro. Quindi ho un'incidenza dell'8,54, che come capite rispetto all'1,60 che ho qui sopra nelle altre campagne è enormemente più alto. Oppure posso andare su colonne personalizzate, qui in basso, e creo una nuova colonna e vado a creare quelle due colonne che vi ho detto prima. Io vado su nuova colonna, do il nome incidenza percentuale. Allora, Eleonora, dove si collega il Booking Engine? Il Booking Engine lo colleghi non da qui, ma da Analytics, perché è Analytics che traccia le performance del tuo sito, non Google Ads. Google Ads ti porta il traffico, quindi porta i click. Questo è fondamentale perché vi aiuta a capire effettivamente cosa cercano le persone su Google e se quello che cercano ha senso per voi o no. Perché non ha senso continuare a mostrare un annuncio a una persona che magari non clicca, o non ha senso mostrare un annuncio a una persona che magari clicca ma non converte, e generare 1.000 click, zero prenotazioni. Vuol dire che quell'annuncio lì, quella campagna lì, quella keyword lì soprattutto, non va bene, perché non porta prenotazioni. Quindi quella è una keyword che andrò a inserire come keyword negativa, come termine di ricerca negativo, perché non voglio che venga mostrato, non voglio bruciare il mio budget in campagne che non mi portano conversioni. L'obiettivo è, ricordiamoci sempre, generare conversioni, non fare traffico per il gusto di fare traffico.